Nel gala di chiusura della stagione d'oro del Monte Marchi arriva la notizia tanto attesa: Roberto Malotti resterà alla guida della squadra rosso-blu per il quarto anno consecutivo. Il trainer si è presentato alle stanze Olivieri in compagnia del fidatissimo Taro. Prima dell'inizio aveva dribblato sull'argomento, facendo capire però che l'indirizzo era chiaro. Beh, non potevamo non iniziare con un primo piano di Taro, che è il vero allenatore del Monte Marchi, diciamo la verità, Malotti. A livello tecnico di sicuro superiore a me, non ci sono dubbi. Diciamo, attraverso i suoi consigli quest'anno se ne sbagliate un po' meno. Roberto, è stata una stagione straordinaria, intensa, forse più bella di quella dello scorso anno, che culminò con la vittoria del campione. Sicuramente più complicata, perché chiaramente abbiamo trovato e dovuto attraversare e superare delle difficoltà che durante il cammino onestamente abbiamo incontrato. Siamo stati bravi a non guardarci mai indietro, ma a puntare sempre in avanti. Abbiamo giocato e abbiamo fatto crescere i ragazzi senza pensare necessariamente al risultato, ma puntando sostanzialmente alle prestazioni. Questo alla lunga ci ha pagato e ci ha dato la possibilità non solo di salvarsi, ma anche di togliersi grandi soddisfazioni. Non abbandonerei mai Montevarchi per andare a allenare un'altra squadra di Serie C, questo è indubbio. Poi nel saluto in sala è stato molto esplicito: alla fine il vicepresidente Romei ha rotto gli indugi e ha annunciato la conferma. Grazie Roberto, ovviamente sarà il nostro allenatore anche per il prossimo anno.